militari, alieni, situazioni sataniche. In realtà, qui ci sarebbe da fare ora la lettura di un'altra testimonianza. Vedete, sono importanti queste testimonianze perché devono essere dette. Poi, quello che succederà, succederà, ma le cose sono così. Allora, per esempio, io ho avuto a lavorare anche con un'altra persona addotta, è una donna, e vi voglio raccontare quello che lei mi ha scritto, dicendomi che è bene che queste cose vengano raccontate. Allora, taglio i pezzi che non ci servono e lei racconta. Quello che io ho fatto con lei due, tre sedute, utilizzando i metodi della Flash Mental Simulation in primo step e poi del Triad Color Test, del TCT. Ovviamente questa persona è stata anche aiutata da una psicoterapeuta con la quale abbiamo collaborato insieme per portarla fuori dal problema, perché il problema alieno è solo una parte. Come vedremo dalla sua testimonianza, che è la seguente. Quello che racconterò ha dell'incredibile. È la prima reazione della mente che si difende davanti a tanto orrore. Non ci crede. Quello che racconterò però l'ho vissuto e ne porto i segni evidenti. Ho scoperto di essere stata abusata. In realtà tutto di me parlava di un abuso infantile, ma era stato a lungo coperto da amnesia e 3 anni fa, come risveglio da un lungo sonno, è cominciata la graduale ricostruzione della verità. Ho subito abusi sessuali nell'ambito di rituali satanici e non dai 2 agli 8 anni. Più gruppi di persone hanno abusato di me e dei miei fratelli senza che l'uno sapesse dell'esistenza dell'azione dell'altro. Alcune tra le persone a cui venivo affidata da piccola erano gli orchi satanici che mi sottoponevano ai rituali ed il principale gruppo era formato da mio padre e dalla sua famiglia. Mio padre, suo fratello, le sue 2 sorelle, suo padre e sua madre sono solo alcuni tra i personaggi che partecipavano ai rituali. A questi si deve aggiungere anche il marito di una delle 2 sorelle. Vi ricordate l'esempio di prima? Il babbo con i soldi, stranamente che non se li poteva permettere per il lavoro che faceva, consegna la figlia in mano a... Mio padre e suo fratello, cioè, alcuni di questi rituali venivano svolti in un macello e durante essi io venivo drogata e violentata, venivo costretta a bestemmiare ed ero continuamente insultata, mi chiamavano puttana, ero costretta a fare sesso orale con i miei aguzzini e bene il loro sperma, venivo violentata con penetrazioni vaginali che causavano la fuoriuscita di molto sangue, ma io avevo imparato a lavarmi da sola, venivo immersa in alcune vasche bianche. Qui c'è la confusione tra la violenza e l'adduzione. Sono stata costretta ad uccidere un bambino sotto minaccia di morte ed a mangiare una neonata, anche se poi ho vomitato tutto. A causa degli abusi ho sviluppato un disturbo dissociativo dell'identità. Ho 3 identità che coesistono in me. Una si chiama con il mio nome ed è quella che tiene unite tutte le identità. È quella che ha mantenuto la facciata di salute e integrità per tutti gli anni. Una si chiama Belial, pensa te. Ha il nome di un demone che con molte lacrime e dolore ha raccontato la sua storia. Belial si è presentato come un demone condannato all'inferno per aver commesso un terribile crimine in tempo. Egli ha ucciso un bambino di 13 anni e parte con una ipotesi di lavoro che è cosa Belial gli dice. Ora noi sappiamo che la memoria alienativa, l'horus di turno, il lux, ti riempiono di stupidaggini la testa e tu hai dentro di te l'idea che Belial sia veramente quello che lui racconta di essere. Lo ha fatto per avarizia, denaro, un sacrificio che lo ha reso schiavo di Satana, ma che ha lasciato intatta l'anima candida del bambino. Ma poi, un giorno, la preghiera accorata di una donna per la guarigione di suo figlio muove il volere di Dio e Belial viene incaricato di entrare nel mio corpo e di proteggermi da una malattia e dai ripetuti abusi che avevo ricevuto lungo tutto l'arco della mia infanzia, adolescenza e giovinezza. Ancora una volta, l'alieno che entra è nella stessa situazione in cui si trovano tante persone. Confusione tra alieno che rapisce e addotto violentato.
E qui ci sono una serie di cose. Per esempio, Belial è la parte di personalità dissociata che ha subito gli abusi. Infine c'è Anima, dice lei, che sembra essere la mia anima, e fa molte rivelazioni sulla imminente fine del mondo, sugli alieni e i loro abusi, e sugli abusi infantili. Anima rivela che durante i rituali satanici si staccava dal corpo e osservava dall'esterno quello che accadeva. Ho delle visioni di questo, di quando sono stesa su una specie di tavolo, sedia, e mi violentano come bestie fameliche, in gruppo, tutte addosso in una frenesia incontrollabile. Ancora una volta, abbiamo la violenza da una parte e l'adduzione dall'altra, e le due esperienze si sommano in una difficile e intricata serie di immagini dove tutte e due le esperienze esistono e sono correlate tra di loro. Durante i riti le violenze sono presenti i cosiddetti grigi, alieni che vedo solo io a causa della mia sensibilità pineale. La mia ghiandola non si è cristallizzata e mi permette tuttora di vedere ciò che è precluso alla maggior parte della gente. Ora sembra una puttanata, però vi posso assicurare che la fisica moderna ritiene che questa cosa sia assolutamente vera, e ve la dico in un altro modo. È la nostra coscienza che comprende e vede le cose. Se io credo di vedere un fantasma, lo posso vedere solo perché dentro di me io credo che esistano i fantasmi, perché se mi passa un fantasma davanti, ma la mia mente, il mio cervello pensa che il fantasma non esiste, automaticamente il mio cervello cancella l'immagine, quindi io vedo la realtà a seconda della coscienza che io ho. Ecco perché molti degli addotti che stanno uscendo dal problema vedono un sacco di UFO e gli altri non vedono niente, semplicemente per il fatto che hanno più coscienza del fenomeno. Dici che sia solo un problema di coscienza o che l'aspetto fisico e dunque quello che diceva la ragazza sulla cristallizzazione della pineale possa avere comunque una parte in causa? Possa avere anche una parte in causa, cioè che esistano dei fenomeni tecnici per cui la ghiandola pineale, sicuramente quella che una volta gli antichi chiamavano terzo occhio, è legata sicuramente al controllo del corpo dell'addotto. Il microchip craniale che viene introdotto attraverso il naso, attraverso la foratura dello sfenoide, è proprio di fronte alla ghiandola pineale, e una ipotesi di lavoro è che questo microchip sia magneticamente attivo e quindi attraverso il campo magnetico produca nella ghiandola pineale una serie di cambiamenti chimici che trasformano la serotonina di acetilasi. Con la serotonina di acetilasi, la serotonina in melatonina, e da lì in cascata tutta una serie di altri tipi di endorfine che producono uno stato di rincoglionimento, quando necessario, nell'adotto, il quale poi può essere trattato come gli pare dagli alieni. Avevi espresso molto bene questa cosa sulla tua visione del fenomeno delle scie chimiche in una conferenza. Sì, 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 perché mi chiedono spesso cosa sono le scie chimiche. Io ovviamente, lo ripeto sempre, non ho avuto mai tempo di studiare a fondo il problema delle scie chimiche, però se fossero peraltro vere le analisi che sono state fatte sulle scie chimiche, cioè che si trovano sali di bario e di alluminio in giro, bisogna ricordare che ci sono microcristalli di bario e di alluminio all'interno della ghiandola pineale che hanno capacità piezoelettriche. Quindi quando per esempio un telefonino viene posto vicino all'orecchio, spara delle onde molto forti che producano una risposta piezoelettrica in questi microcristalli della ghiandola pineale, costruendo quindi un campo elettromagnetico che ha sicuramente degli svantaggi a livello della salute. Mi ero interessato di questo. Quindi le scie chimiche forse sono qualcosa che vogliono distrarre la ghiandola pineale dal capire bene come è fatto il campo magnetico terrestre, da avere quelle che sono le informazioni che potrebbero essere pulite se non ci fossero queste scie chimiche, dal rincoglionire in qualche modo gli esseri umani attraverso un pseudo processo di mind control. Questo io non lo so, era un'ipotesi di lavoro che però teniamo nel cassetto, e poi magari quando avremo un giorno dei dati in più magari li tireremo fuori. A proposito di questo, scusami se colgo l'occasione. Sì. Stavamo cercando in questa puntata di tracciare delle linee, tu ci hai dato una bellissima panoramica di quelle che sono le tue conclusioni, che io condivido e spero anche molti. Ci sono delle domande tra il pubblico, ce n'era una tipo cosa avviene a livello alieno durante il rito satanico, e mi sembra che tu l'abbia spiegato
abbondantemente, se vuoi poi potrai leggerci anche durante le sì, certo. Tu conoscerai sicuramente il fenomeno delle MILAB, le Military Abduction, come sono sì. chiamate. Sì. È stato utilizzato anche per screditare il tuo e quello di quelli che fanno questo tipo di ricerca lavoro. Sì. Per dire, sono solo i militari, sono loro che fanno credere che, ecco, tu pensi che possono esistere due frange che si occupano di questo tipo di, chiamiamola ricerca, ma io direi di sfruttamento dell'essere umano, cioè una legata all'alieno e alla massoneria. So già qual è la risposta, però è giusto per chiarire la cosa. Tutto quello che riguarda il controllo mentale, i progetti americani, il progetto Monarch, l'MK Ultra, quello che... La cosa è molto più molto più non esiste l'aggettivo, molto più tremenda.